questa giornata di preghiera e di sostegno per i malati e per coloro che li curano, li seguono, sia professionalmente sia come volontari, è un'occasione per tutti di riflettere su una realtà che è quella della malattia, della precarietà, della fragilità, che conosciamo per esperienza. Non c'è bisogno di studiarlo da qualche parte, che qualcuno ci spieghi. Questa realtà che ci appartiene, di cui facciamo esperienza fin dai primi anni della nostra vita, sono realtà umane che condizionano la propria fragilità nella carne e talvolta diventano una provocazione forte, non solo personale, ma anche nelle persone che amiamo, che ci amano. Ed è questa condizione, dico, evidente, esperienziale, sostanziale di fragilità che ha un duplice risvolto, un duplice aspetto. Da un lato mette in risalto il bisogno radicale che abbiamo di Dio e degli altri. Non siamo autosufficienti come esseri umani. E questo fin dal fondamento scalfisce quelle presunzioni che a volte ci sono, che a volte emergono, illusorie, di essere autosufficienti, bastanti a se stessi. In certe occasioni lo riconosciamo, lo diciamo anche. Siamo un soffio, siamo un'ombra. Dall'altro lato mette potentemente in crisi però anche la nostra fede, la nostra fiducia nella bontà del Padre. Ci mette in difficoltà verso la sua paterna provvidenza quando vediamo uomini bisognosi, colpiti dalla malattia, dalla fame, dalla miseria, e più questo è esteso e diffuso, tanto più ci provoca dentro, pensando a quanti lo sono e lo sono in maniera magari senza colpa, innocenti o per colpa di altri o per quelle che vengono in qualche maniera definite anche le strategie del male, del peccato, per cui pochi hanno tanto e molti hanno più poco o nulla. E la domanda che mette in crisi, che ci provoca e che qualche volta porta delle risposte che non sono di accoglienza ma di rifiuto: perché Dio, che è buono, permette questo male, la malattia o le altre considerazioni di cui conosciamo, che colpisca me, gli altri, le persone innocenti? E quando imploro aiuto, soccorso, guarigione per me o per gli altri, questo non si compie. Ripercorrendo le pagine del Vangelo, la pagina di Vangelo di tutti gli evangelisti, noi vediamo che la prima opera che Gesù intraprende, le prime cose che fa, annuncia, predica, senza dubbio, ma poi nel pratico è quello di curare gli ammalati. Guarì molti da diverse malattie, e talvolta gli evangelisti descrivono anche alcune di queste malattie, guarendo, risanando, mostrando cioè nei fatti come siamo preziosi ai suoi occhi, come egli si commuova fin dal profondo di se stesso di fronte alle sofferenze, soprattutto quando colpiscono i più indifesi, i più poveri. E non solo, lui stesso si identifica in costoro, in quelli che sono poveri, ammalati, soli, prigionieri, affamati. Ogni volta l'avete fatto a me. Il prossimo, soprattutto il prossimo che è sofferente, è il volto visibile di Dio. Non possiamo essere misericordiosi con il Signore, ormai il contrario. Ma possiamo, anzi dobbiamo esserlo con i fratelli. Come dicevo, tutti conosciamo per esperienza che cosa significhi essere malati, poco o tanto. Quale insicurezza questo genera, quale precarietà, e aver bisogno magari di tutto, di tutti,
È inevitabile nella sofferenza, oltre a questa, anche la dipendenza, la paura del male, ma anche la solitudine. Allora questo conoscere nei fatti, per esperienza vissuta, deve renderci attenti, deve renderci sensibili, premurosi, non smemorati, verso altri che nel tempo della malattia si trovano magari nelle nostre medesime situazioni. E allora ecco la stringente logica del Vangelo, quella che viene detta anche la regola d'oro, che va bene per tutti, va bene in ogni epoca, in ogni situazione, va bene per chi crede e anche per chi non crede. Come volete che gli uomini facciano a voi, così voi fatelo a loro. Non ci sono se, non ci sono ma. Desidero, aspetto, mi attendo la vicinanza, la sollecitudine, la pazienza degli altri. Fatelo anche voi. E questa parola di Cristo è una parola davvero che ci invita a far questo. Fate del bene non solo a coloro che ve ne fanno. Quale gratitudine vi sarà dovuta se sperate di ricevere gratitudine a chi vi ha fatto del bene? Cosa fate di diverso? E poi la parola del Vangelo davvero rilancia. Non accontentatevi neppure di rispondere al bene con il bene, ma siate più grandi, siate addirittura come il Padre, misericordiosi. Noi stiamo pregando in questo momento e non vi sembri questo così un qualcosa di funzionale, non so, in qualche maniera potremmo dire così esteriore, una qualche cerimonia. Noi preghiamo come facciamo spesso, perché la malattia è il momento della criticità per noi e per gli altri. E pregare vuol dire chiedere a Dio il suo aiuto, vuol dire chiedere a Dio la sua forza, chiedere a Dio il coraggio, la guarigione, ma di essere anche quei buoni samaritani che senza etichette o senza magari chissà esposizione pubblica diventano il soccorso per il fratello, la sorella che sono nella necessità. Tante volte, vedete, troppi si sentono perduti e perdono la forza di lottare nella malattia perché si sentono soli, perdono la speranza e la vita stessa non ha più nessun significato perché percepiscono di essere abbandonati o temono di essere un peso per gli altri da portare, perché non c'è nessuno, oppure pensano di essere soli, che stringa loro la mano. Questo è davvero il concreto modo di annunciare il Vangelo, l'annuncio portato a tutti della tenerezza e della misericordia di Dio. Il momento della malattia è un momento di prova, senza dubbio, per tutti. Ma in questa prova Dio non ci abbandona. Dio ci è accanto, Dio ci sorregge. Lui per primo, ripeto, il Vangelo ce lo dimostra, è colui che si china a fasciare le piaghe dei cuori affranti, ma chiede che anche noi, proprio come discepoli, impariamo a fare altrettanto. Nella stessa logica, con la stessa gratuità, con la identica disponibilità, lodando e rendendo grazie a Lui perché siamo nella possibilità di essere annunciatori, testimoni, operatori di questo regno di Dio che si rende presente. La Vergine Maria, la madre posta accanto ai figli, sia davvero quel volto materno di Dio su ognuno che soffre. Potremmo dire la parabola permanente di Lourdes, il segno permanente della tenerezza di Dio a Lourdes continua proprio attraverso quello che è un andare in cerca della madre, lì dove più volte si è fatta vedere, si è fatta visibile, ed attingere ai doni di grazia di Cristo stesso, del Vangelo. L'acqua, segno del battesimo, che purifica, che lava,
che ci rende degni di Dio, che toglie il peccato. E l'Eucaristia, il pane che dà la vita, che ci nutre. Questi segni sono segni permanenti di un Cristo presente, ma non solo, presente anche negli ammalati, in coloro che soffrono. Non sono casi clinici con tanto di cartelle e basta. Sono persone, volti, madri, padri, giovani, anziani, che invocano l'aiuto di Dio e sono per noi quel volto sofferente di Cristo che cerca la nostra attenzione, la nostra disponibilità. Chiediamo davvero che il Signore ci aiuti non solo a vivere questa attenzione, questa forma di carità concreta, ma di crescere in questa disponibilità, guidati dal Suo Spirito, sorretti dalla forza che ci viene da Lui. Allora non siamo lì a contabilizzare le cose, i numeri, quello da fare, quello non da fare, ma un cuore che dona, una sensibilità che accoglie, una disponibilità, per quanto ci è possibile, davvero che diventa l'accoglienza del Padre stesso, del suo amore verso tutti. Signore Dio nostro, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio a portare il peso dei nostri dolori e delle nostre infermità, ascolta la preghiera della tua Chiesa per questi nostri fratelli e sorelle. Fa che, fortificati nella pazienza della tua benedizione, raccolgano ai piedi della croce il frutto della speranza. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome e nella gioia del Signore andate in pace.